Buone notizie per l'Università dell'Aquila. È pronto infatti a partire un progetto di ricerca industriale con partner di eccezione FCA, il Polo Automotive della Val di Sangro. Inoltre il Ministero ha riconosciuto 550.000 euro aggiuntivi di fondi strutturali all'Ateneo Aquilano. C'è questo importante risultato di questi sei progetti che sono stati approvati e anche la prospettiva di un nuovo progetto con FCA e il consorzio Radiolabs di cui noi facciamo parte sul veicolo connesso per creare un centro di competenze qui nel territorio dell'Aquila sul veicolo connesso, che è ovviamente la sfida del futuro nell'automotive. Il Ministero ci chiedeva di impegnarci in una serie di misure e di impegnarci con degli obiettivi. Il raggiungimento di questi obiettivi dava la possibilità di un consolidamento del finanziamento. Noi abbiamo raggiunto gli obiettivi, tutti gli obiettivi meno uno purtroppo, però questo ci ha consentito di consolidare 550.000 euro su 630.000, quindi insomma un risultato estremamente positivo. Consolidare vuol dire che sono nel nostro bilancio da ora e per sempre. Inverardi torna poi nel merito del calo degli iscritti del 17%, invitando chi non ha perso occasione di lanciare pesanti accuse alla politica dell'Ateneo di imparare a leggere i numeri e a contestualizzarli. La reintroduzione delle tasse e i numeri programmati, l'abbiamo detto mille volte, portavano con sé inevitabilmente un calo degli immatricolati. Quindi questo è un primo dato. Il secondo dato è che gli studenti che sono iscritti all'Università dell'Aquila sono sì meno, ma sono molto più attivi, cioè sono molto più coinvolti nell'attività di formazione, cioè fanno più crediti. Infatti, rispetto all'anno precedente, anzi agli anni precedenti, il numero, la percentuale di studenti che ha fatto al primo anno più di 30 crediti, cioè più della metà, da 30 a 60, è salita da intorno a un po' meno del 30% al 52%.